Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi vi parlo del fiore olive. Olive è un fiore che viene estratto dall'ulivo e Bach individua questa essenza, questo fiore di Bach, come utile per il disinteresse, quindi appartenente al gruppo dei fiori di Bach catalogati come fiori indicati per il disinteresse. La pianta dell'ulivo è una pianta tipica dei nostri climi del Mediterraneo e il fiore di questa pianta sboccia tra aprile e maggio ed è un fiorellino piccolo riunito a grappolini dai petali bianco latte con un calice verdastro. E questo fiore viene preparato con il metodo del sole. Olive nello stato negativo rappresenta l'esaurimento e per esaurimento si intende proprio un esaurimento a livello generale, quindi sia fisico che energetico che mentale. La caratteristica di Olive, che è un rimedio non tipologico, ma è un rimedio che ciascuno di noi può attraversare nel corso della vita, è collegata proprio ad aver attraversato un lungo periodo in cui siamo stati costretti a faticare molto, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, e abbiamo esaurito proprio anche le nostre risorse a livello energetico. Bach lo descrive proprio come un fiore adatto per persone che hanno sopportato a lungo una situazione che li ha praticamente in un certo senso logorati e quindi che li ha portati all'esaurimento e a questo punto della loro vita si sentono talmente stanchi, talmente privi di energie da non riuscire a godere di niente e quindi non riescono a portare piacere nella loro vita perché hanno soltanto voglia sostanzialmente di riposarsi. Queste persone hanno esaurito le pile, praticamente sono senza energia e di conseguenza per loro la vita è priva di interesse, in quanto non hanno energia sufficiente per riuscire a godere della vita. E si sentono anche incapaci di portare il minimo sforzo per realizzare le loro incombenze quotidiane. In Olive la mancanza di interesse per il presente quindi è data da questo stato di spossatezza, da questo stato di stanchezza e dal fatto che la persona, anche se volesse partecipare al mondo intorno, non ha fisicamente le energie per farlo e quindi da lì deriva questo disinteresse e la sua incapacità di provare piacere. Una caratteristica delle persone in stato olive negativo sono gli occhi cerchiati, quindi le occhiaie. E sono persone che sostanzialmente hanno bisogno di riposarsi e di recuperare le forze. Questo, come dicevo, non è un rimedio tipologico, infatti la dispersione delle energie è qualcosa che nell'arco della vita può accadere a qualsiasi persona. C'è un fatto però, lo stato olive è più frequente in quelle persone che anche senza che gli accada qualcosa di particolarmente devastante nella vita, tendono a trascurarsi, tendono a perdere la consapevolezza delle loro risorse energetiche, di quanto possono dare agli altri e tendono ad esaurirsi. E queste sono persone che possono rientrare un po' di più nella caratteristica olive negativo, intesa come proprio caratteristica tipologica. Sono persone che non sanno valutare in che modo disperdono la loro energia e quanta ne hanno a disposizione e quindi possono attraversare degli stati olive negativi molto più spesso di una persona che lo attraversa perché gli è accaduto qualcosa nella vita che l'ha costretta a investire tutte le sue energie. Mentre la persona più tipicamente olive disperde abitualmente le sue energie e le esaurisce anche senza motivo.
Olive, quando è stato negativo, è talmente stanco da non riuscire ad addormentarsi e anche alimentarsi è un problema in quanto è troppo affaticato, sia per prepararsi da mangiare che proprio per mangiare e assimilare ciò che mangia. Quindi Olive è in uno stato di profonda prostrazione fisica. Il rimedio è un rinvigorente che agisce sia a livello fisico che mentale. Per quello che riguarda l'applicazione locale o l'applicazione di olive per problematiche più legate al corpo, possiamo trovare un'indicazione, esattamente come per Hornbeam, per i geloni e le vene varicose, in quanto sono tutti legati a questioni circolatorie. E soprattutto le vene varicose sono l'espressione di uno sfiancamento e quindi ricordano proprio il principio di Olive che è distrutto come energeticamente. E quindi Olive dà proprio questa carica energetica che fa riprendere tono alle varici. Un altro fiore che abbiamo visto indicato per questo è Hornbeam. Olive è naturalmente indicato in tutti quegli stati in cui c'è bisogno di recuperare le energie fisiche, quindi dopo una convalescenza, dopo un incidente, dopo un periodo in cui sono avvenuti fatti gravi come lutti, separazioni, cambiamenti di attività lavorativa o di luogo in cui si vive, cioè momenti in cui veramente ci è richiesto di spingere fino in fondo la macchina. La nostra macchina e quindi lavorare molto sodo e in cui si deve dar fondo a tutte le nostre risorse. Olive è un rimedio adatto a tutte quelle situazioni in cui noi dobbiamo investire tantissimo e dare fondo a tutte le nostre energie, oltre a situazioni fisiche che portano a questo, quindi recupero dopo malattie, incidenti o traumi di natura emotiva. Un'altra indicazione per Olive è il sostegno nei momenti in cui c'è una grande trasformazione che comporta un grande movimento energetico e quindi una ristrutturazione delle energie del nostro corpo, un cambio di frequenza, un aumento della consapevolezza, un passaggio a frequenze superiori perché si sta facendo magari un lavoro di tipo spirituale, un lavoro corporeo-emozionale. In tutte queste situazioni in cui ci può essere anche uno sblocco energetico di traumi, circuiti che erano chiusi, che si riaprono, chiunque ha praticato dei percorsi di crescita che soprattutto coinvolgono il corpo e le emozioni, si sarà reso conto che dopo magari un intensivo di un paio di giorni, o anche di un giorno solo, di lavoro energetico, si arriva a casa un po' piegati in due. In questi casi, Olive è un rimedio che aiuta a recuperare le forze, forze che si sono state mobilitate per far fronte a questo processo di crescita, a questo processo evolutivo. A questo proposito, bisogna dire che Olive è molto indicato anche per tutte quelle situazioni nelle quali sono coinvolti proprio i fiori, quindi per l'utilizzo, per la stanchezza che deriva dal lavoro energetico prodotto dall'utilizzo dei fiori di Bach. Quando noi utilizziamo i fiori per risolvere degli stati acuti, ho fatto l'esempio in un precedente video, della volta in cui io ho praticamente preparato una miscela di fiori per una mia collega che aveva vissuto un lutto, che era anche una mia cara amica. E quando questa persona ha assunto il rimedio, mi ha detto sì che si era sentita sollevata, ma mi ha anche detto di aver sentito il corpo pesante, perché c'era questo dolore acuto, questa situazione grave dal punto di vista emotivo, che ha fatto sì che tantissime energie di questa persona si siano messe in moto.
per riuscire a elaborare questo lutto, per riuscire a ritrovare una nuova dimensione di sé di fronte a quell'evento che era capitato e che aveva sconvolto profondamente l'esistenza di questa persona, i fiori l'hanno aiutata, ma hanno anche fatto sì che questa mobilitazione grandissima di energia conducesse ad uno stato di spossatezza, che lei però ha di buon grado accettato, perché ha detto: ne ho approfittato per dormire di più, e la questione poi si è risolta spontaneamente. Quando la persona che sta compiendo questo processo è però costretta a essere presente, perché magari ha dei bimbi piccoli, una situazione familiare, dei genitori anziani, una situazione familiare che richiede la sua presenza e la sua presenza attiva, aggiungere a questa miscela olive o somministrare olive può aiutare la persona a recuperare più in fretta le energie e quindi a potersi dedicare di nuovo alle sue incombenze quotidiane, nonostante ci sia questo rimaneggiamento profondo, questa profonda trasformazione in atto. E quindi olive è un rimedio che ci può aiutare in questo. Per cui se una persona, dopo l'assunzione dei rimedi, dopo, ripeto, un lavoro energetico corporeo-emozionale, un lavoro di consapevolezza e di crescita, avverte questa spossatezza e non può concedersi il riposo, può utilizzare il fiore olive per avere un recupero più veloce delle energie e delle forze. Quando somministriamo olive a una persona in stato olive negativo, avremo innanzitutto il recupero dell'energia, quindi questa persona avvertirà come reazione primaria la sensazione, nonostante la stanchezza, che chiaramente non passerà subito, ma avrà comunque la sensazione di avere a disposizione una riserva di energia per condurre le azioni quotidiane della sua vita, e quindi riuscirà a sentirsi meno spossato, quindi sentirà un aumento della vitalità e avrà maggiore coscienza dei propri limiti per quello che riguarda l'investimento futuro delle sue energie, e riuscirà quindi in futuro, soprattutto se è olive tipologico, quindi se è una persona che tende a trascurare la consapevolezza di quanto può investire energeticamente, prenderà una migliore coscienza delle energie di cui dispone e di quando si deve fermare per riuscire a non ridursi più in stato olive negativo, che è uno stato molto pesante dal punto di vista fisico, perché abbiamo visto che olive in stato negativo non solo non riesce a godere della vita, fa fatica a compiere gli atti della vita quotidiana, ma ha anche difficoltà ad addormentarsi e ad alimentarsi. Quindi è una situazione veramente limite quella di olive negativa. Per cui imparare a non arrivare più a questo punto di esaurimento è fondamentale. Per quanto riguarda i fiori olive, vi ho detto tutto e a questo punto non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video in cui parleremo di un altro fiore. Ciao!